Pronti per una ricetta davvero alternativa? Oggi ragazzi vorrei stupirvi con degli hamburger low carb vegetariani, una ricetta futuristica dove gli hamburger e i panini non saranno più gli stessi. Iniziamo con questa ricetta alternativa. Allora, la prima cosa da fare è sostituiamo il classico pane d'hamburger con dei pancakes, ok, salati. Quindi, intanto ho sgusciato le uova, diviso i tuorli dagli albumi e montiamo gli albumi a neve ben ferma. Perfetto, ora ho setacciato della farina di tipo 1 all'interno di una ciotola, aggiungiamo un pizzichino di sale e anche un po' di pepe. Bene, ci mettiamo il latte, due tuorli, amalgamiamo con il frustino e poi lentamente, un po' per volta, aggiungiamo gli albumi montati a neve. Se volete rendere i pancake ancora più soffici, potete aggiungere anche mezzo cucchiaino di lievito. Ho scaldato una piastra, eventualmente aggiungete un goccino di olio. Vedete l'impasto come deve essere bello morbido e spumoso? E a cucchiaiate versiamo l'impasto, così. Dovremo ottenere 8 pancake. Quando notate che sulla superficie si formano delle bollicine, vuol dire che il pancake è pronto per essere girato. Voilà, perfetto. Bene, finché i pancake cucinano, ci dedichiamo alla preparazione della farcitura. Di solito viene fatta con la carne, noi invece la sostituiamo, la carne, con dei legumi. Ho scelto dei ceci lessati, vanno bene anche fagioli, lenticchie, quello che gradite, ok? Se non vi piacciono i legumi potete sostituirli con del tofu, una fonte proteica eccellente anche per questa ricetta. Che cosa dobbiamo fare? Prima cosa, frullare i ceci. Io prendo un robottino manuale, potete anche prendere un frullatore elettrico. Aggiungiamo i ceci, mettiamo poi un po' di senape in pasta, sale e pepe, un po' di paprika, frulliamo. Ho raccolto il trito di ceci all'interno di una ciotola, uniamo la ricotta. In alternativa potete anche utilizzare dello yogurt greco, altra fonte interessante di proteine. Cominciamo ad amalgamare e poi aggiungiamo tanto pane grattugiato quanto basta fino ad ottenere una consistenza lavorabile con le mani. Abbiamo ottenuto questa consistenza, vedete? Perfetto, ora dividiamo l'impasto in 4 pezzi e da ogni pezzettino ricaviamo un hamburger. Prima la pallina e poi la schiacciamo con le mani, così. Abbiamo così ottenuto i 4 hamburger e gli 8 pancakes e adesso cuciniamo i nostri hamburger. Li mettiamo sempre nella piastra, potete metterci anche in questo caso un goccino di olio. Un paio di minuti e sono pronti. E adesso non ci resta che assemblare il nostro hamburger futuristico. Come si fa? Allora, prendiamo un bel pancake, lo mettiamo sotto, prendiamo un po' di senape, la mettiamo sulla base, va bene anche un po' di salsa allo yogurt, è eccezionale secondo me, poi un hamburger di ceci, una fogliolina di insalata. Un altro po' di senape ce la mettiamo ancora, ma sì. E un altro pancake. E voilà. Ecco la mia proposta per gli hamburger low carb vegetariani.
una vera bellezza e anche un'ottima bontà, ve lo posso assicurare. Una valida alternativa, insomma, per mangiare qualcosa di sano sotto la sembianza di un junk food.